Per me questa sera avere ospite Davide Brambilla. È un onore per me essere qua. Benissimo, grazie. In arte Billa, che è partito dalla Natia di Lebio con il suo fagottino da musicista. Sì, da facciamo piccolo facciamo musicista. Una cosa strappalacrime. Negli anni 90, credo ormai a questo punto, fine degli anni 90. Sì, fine anni 90. Fine anni 90. Fino a lì. Ok, suonavo e tutto. Ora è musicista, musicista professionista. Esatto. La musica è una cosa seria, è diventata un lavoro e non è più una passione. Non è più una passione, è la passione che è diventato lavoro. Tu vieni dalla banda di De Lebio, sì, fondata nel 1859, chiaramente tu non c'eri, però sono arrivato qualche anno dopo. Anno dopo. È una banda che ha sfornato tantissimi musicisti che poi sono andati anche lontano, come il tuo caso. E poi hai fatto parte del gruppo seminale degli anni 90, i Caven. E tu sei fan di quel gruppo. Eh sì, con il loro punk folk Bruno esatto. Alpino. Pensa che io non ho mai visto nessun concerto dei Caven, ma ne ho organizzato uno al Bloom. È vero. Mi ricordo che eravamo a fare il V-Day con Viceversa. Particolarità di quel giorno, il cantante dei Caven ebbe 40 di febbre e venne sostituito. Sottoscritto cantò tutto il giorno. E quindi, come successe con Elvis Presley, con Carl Perkins, c'è stata questa. Risultato agghiacciante. Agghiacciante. Sì, sì, però sì. Ci eravamo divertiti, era stato un bel concerto. Esatto, sì. Poi, dopo il Caven, è arrivato l'incontro con Davide Van Des Fros. Sì, ho conosciuto Davide. Che stranamente quest'anno hai riaccompagnato al Festival di Sanremo. A Sanremo, sì, ci sono ritornato. Incontro con Davide, con che album? Come? Con che album l'incontro con Davide? Avevano appena registrato come Des Fros Manicomi. Ah, quindi proprio all'inizio sostanzialmente. Sì, sì. Poi tre mesi dopo la pubblicazione dell'album. Ciao, Brambilla, Vecchi, Fisarmonica, Tromba. Vieni giù, è una suonata, e da lì siamo partiti. Questa perfetta imitazione di Davide Van Des Fros. Esatto. Quindi è stata una bellissima cosa ritornare poi su un palco importante come quello di Sanremo. Con lui, Davide. Sì. Però tu suoni stabilmente con Enrico Ruggeri. Sì, con tutte e due. Sì, anche con Davide. Con Davide io ho iniziato con lui, quindi c'è un rapporto viscerale. Esatto. Ma di questo ne parleremo poi nel secondo blocco, di questo e anche degli incontri ravvicinati con i tanti artisti che hai conosciuto nella tua carriera. Linea alla regia. Niente, allora dicevamo, incontri ravvicinati con musicisti, cantautori che hai conosciuto, oltre a questi due strafamosi, poi Lucio Dalla. Lucio Dalla, di cui oggi, per esempio, ricorrerebbe oggi il succede compleanno. Qualcosa, sì. Oggi il compleanno, 4 marzo 1943, e quindi da canzone. Tra l'altro mi pare che è presentata al Festival di Sanremo. Se sì, non sbaglio. Sì, sì, presentata a Sanremo. E quindi Lucetto si compie i suoi bei 68 anni. Auguroni. Auguri, magari ci sente, auguri. Ma raccontami di Lucio, dai, che so che c'è un aneddoto. Sì, beh, l'aneddoto fa ridere. Un aneddoto, come si diceva. Personaggio, sembra schizzato di qua e di là. Sembra. Io mi ricordo questo aneddoto che ci parla, eravamo più persone, e per vedere la nostra reazione, mentre ci parla, si gira il parrucchino così. E la vostra reazione fu? Sguardi sconcertati, gente che. E dopo lui così è per misurare un po' le persone. Poi se no? Lo risistema e va avanti come se niente fosse successo. E va avanti così. Però non hai suonato insieme a lui. No, uno di quelli super famosi con cui ho avuto la fortuna e il piacere di suonare è Baglioni. Baglioni, Claudio. Che tipo è Claudio? Alla mano. Sì? Si parla così. Ma va, come stiamo parlando io. Esatto, te. Molto allora potrebbe la mano, venire qui e fare tranquillamente un pezzo in piedi come stiamo facendo noi. Sì, un pezzo in piedi non avrebbe problemi. Benissimo. E poi altri Vecchioni, il vincitore di Sanremo di quest'anno. Sì, conosciuto anche lui. Ma non. Non ho avuto mai modo di parlarci, però. E quest'anno chi è che ti ha colpito tra quelli che c'erano a Sanremo? Chi mi ha colpito? Alle spalle con un. No, nessuno, nel senso che più o meno li conoscevo tutti. Uno di quelli che mi è piaciuto di più è Giovanardi con la Cruz. Giovanardi con la Cruz, beh, insomma, questo è un ragazzo di spessore. Esatto. È veramente un bravo musicista. Molto, molto bravo. Abbiamo detto che suoni la fisarmonica, la tromba, le tastiere, di tutto un po', quello che capita.
quello che capita io suono. Polistrumentista, quello che mi capita sotto mano. Esatto. Una cosa cominciata già con i Caven, perché mi ricordo che alternavi fisarmonica, tromba, e adesso anni fa, e adesso il bel si lavoro, porta che è sempre meglio che fare il falegname. Sì, mi è vero. Dicono, non lo so, non l'ho mai fatto il falegname, però. Grazie, dico. Davide. Grazie a voi. Davide Brambilla ha detto Billa. Ciao. 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 Ciao.